Sto guardando con attenzione alcune cose significative che sta facendo questo governo e devo dire su diversi punti c'è anche un linguaggio comune, il linguaggio della concretezza, di chi amministra e quindi deve dare delle risposte in un momento di crisi. Il tema della riforma della macchina amministrativa è un tema a noi caro che abbiamo cominciato ad affrontare ma non ancora del tutto, quindi che anche il governo vada nella direzione di una riforma della pubblica amministrazione noi ci trova favorevole. Io credo che noi dobbiamo garantire i posti di lavoro e in questo questa amministrazione ha sempre detto no ai licenziamenti, salvo quando non ci sono stati comportamenti gravi sul piano disciplinare, l'abbiamo fatto anche nelle società partecipate, però noi vogliamo rivedere alcune abitudini, alcune prassi. Dobbiamo rivedere, come stiamo facendo, alcune situazioni che si sono conclamate di abusi in alcuni permessi, dobbiamo meglio organizzare la macchina, dobbiamo meglio distribuire il lavoro, bisogna rivedere straordinari e premi di produttività, perché altrimenti anche la gente, ovviamente, non essendo soddisfatta della prestazione di alcuni servizi, ti chiede come è organizzato il personale. Quindi da questo punto di vista noi cercheremo di utilizzare al meglio le risorse, eliminando sacche di inefficienza, evitando licenziamenti, ma tolleranza zero nei confronti di chi vuole abusare del posto pubblico.